e me ne manca soltanto uno, ma aspettiamo però il fischio d'inizio. Sarà l'Arziano a battere questo primo calcio d'avvio, attaccherà dalla destra verso la nostra sinistra. Qui in postazione sono attorniato dai chili, dal peso, dalla prestanza fisica dei fratelli Tress. Più in là c'è anche Alessandro Lovato, Davide Tress alla camera, Filippo Tress alla regia, Alessandro Lovato al Music Life Edition Arzignanese. Aspettiamo allora il via questa sfida, e parte in questo momento il match con Paolino che tocca per Marsh. Eccolo e l'altro giocatore in quintetto, il numero 8 Jetson, che va subito a chiudere sul tentativo di Marsh, servire per Jonathan. Serie A Planet Win 365 in collaborazione con la divisione quest'anno, tutte le sfide in diretta sul canale Facebook di PMG Sport Futsal. Marsh intanto rischia, probabilmente l'ultimo tocco è il suo, così è infatti la rimessa laterale per la formazione biancoceleste di mister Reali, che è subentrato lo scorso anno, stagione in corso, al colonna portante della nazionale del primo europeo 2003, Ciccio Angelini. Quindi intanto Salamone fortunato nel rimpallo, sta qui meno l'Arzignano, facendo appunto Reali è subentrato, per lui è la prima stagione in prima squadra dalla prima giornata, lui che è anche il tecnico dell'Under 19 degli Aquilotti Laziale. Lazio che vanta entrambe le formazioni in Serie A, sia maschile che femminile. Attenzione però a Salamone, che viene fermato con il corpo da un difensore biancoceleste. Lazio appunto, stavo dicendo, che ha entrambe le formazioni nella massima serie. Qui buona l'apertura di Jonathan. Salamone spinge l'Arzignano, Paolino. Paolino domestica il pallone, non ha lo spazio per girarsi, serve per Marcio che è costretto ad allungarsi, non riesce però a tenere vivo il pallone. Allora Misel per la Lazio potrà battere un fallo laterale. L'arbitro va a chiarire subito a Salamone di rispettare subito la distanza. Intanto il primo tiro, la risposta di Urbani, il tiro dal destro velenoso del numero 12 Sceleschi. Dunque subito Lazio pericolosa, Lazio che andrà a battere il primo corner della sfida della bandierina, che non c'è neanche Peter Pan quest'anno, non ce l'ha portata. Subito il corner per Chilelli, Chilelli domestica il pallone, ancora una risposta in tuffo di Urbani che para davanti la curva biancorossa. Sarà il capitano Chilelli, maglia numero 9 per lui, Daniele Chilelli. Batterà questo fallo laterale, siamo quasi all'altezza del triangolo d'angolo. Chilelli indietro per la bordata di Jetson, che però termina alto. Dunque salvo Urbani, che rimette comodo verso il destro di Jonathan, che muove subito Salamone. Ancora Jonathan, alza il pressing la Lazio con Salamone, però che esce benissimo l'Arzignano con Capitano Marcio, Capitano Marcio per Paolino, Paolino risposta, Jonathan Ferraro ferma in due tempi. Dunque pericoloso l'Arzignano con un doppio tentativo, però fermato da Del Ferraro, che dice di no due volte nella seconda occasione. Sul tiro ancora Urbani intanto, sul destro di Roccia, Roccia che ha vestito l'anno scorso anno la maglia dell'Ort, dunque avversario che gli arzianesi hanno già trovato sulla strada vincente degli scorsi playoff. Ancora un corner, ancora indietro Arziano che soffre, ma ancora Urbani che blocca a terra, può ripartire con Jonathan. Avanti per Paolino che va a terra, viene scalciato da dietro, un fallo, il primo, comunque tranquillo. Sceleschi ha qualcosa da dire all'arbitro, insomma non era un intervento così duro, poteva anche lasciar correre l'arbitro che quest'anno assieme ai suoi collaboratori potrà coadiuvarsi anche dell'aiuto dei colleghi tramite un microfonino. Punizione intanto, la prima con Jonathan che trova lo spazio per cacciare Salamone, Jonathan Salamone non è riuscito a prendersi la sfera per il tiro. Paolino allora da indietro verso Urbani, che ha il tempo per mettere giù il pallone e dare per Jonathan. Il movimento ancora dell'Arzignano che cerca di uscire dalla propria metà campo, lo prova ancora con il numero 6 di Jonathan che sa venire in triangolo con Paolino. Marcio ci incisca un po' con il pallone, riesce comunque a tenerlo per la sua squadra. Jonathan intanto fa partire proprio il capitano dall'altra parte, c'era Paolino libero, lo serve ora Marcio, nessuno che va a dargli una mano, il tiro di Salamone, la risposta in calcio d'angolo con la nuca del numero 8 Jetson. Dunque anche il primo corner per la formazione di casa.
che dopo un inizio tentennante dove ha sofferto gli attacchi laziali 2 minuti e 14 secondi, intanto passati sul cronometro, sempre 0-0 il corner per l'Arzignano con Salamone per Paulinho, non arriva il pallone, c'è il contropiede della Lazio, attenzione il contropiede della Lazio con Misè, Misè, il tiro fuori, clamorosa occasione per la Lazio con Misè che dovrà andare da Piacentini a farsi la convergenza in settimana. Un clamoroso erroraccio di Misel a tu per tu con Urbani, Lazio vicinissima al gol che poteva aprire la sfida, un match fin qui giocato a viso aperto entrambe le squadre, con i laziali che alzano il pressing, si fanno sentire i maggior chili all'interno dell'area dell'Arzignano, che può ripartire con Jonathan, però è bravo il numero 10 Mise. Intanto anche il primo cambio fuori Roccia, rientra in campo l'esperienza del capitano Daniele Chilelli, maglia numero 9 per lui, già avuto l'out l'Arzignano, sono passati quasi 3 minuti, palla avanti per Salamone che non riesce a mantenerla in campo, concede una rimessa laterale alla formazione laziale, l'arbitro ha qualcosa da ridire al numero 10 biancorosso. Out che verrà battuto da Misel, verso del Ferraro che può avanzare, il portiere della Lazio del Ferraro è costretto però a dare indietro perché non c'era alcun compagno in zona d'attacco smarcato per ricevere il pallone del numero 24 laziale. Ancora la Lazio che attacca, si riparte da dietro, palla avanti ora per Chilelli in versione boa, bravissimo Salamone a chiudere la diagonale, bravissimo Salamone a uscire, c'è un contropiede enorme, Paulinho, Salamone, Paulinho, il vantaggio di Arzignano con Paulinho che mette a sedere del Ferraro, qui trovata scoperta la difesa della Lazio, lo scambio tra Paulinho e Salamone porta il vantaggio all'Arzignano al minuto 2:21, intanto punto fuori l'autore del gol, l'autore dell'assist, dentro l'esordio in questa gara amoroso e tres, gol sbagliato, gol segnato, ma che bello questo inizio di partita con la Lazio che ora farà di tutto per riprendere il filo del discorso. Qui intanto un fallo fa continuare l'arbitro, Jonathan per Tres si accentra, tiro, Tres si porta il pallone troppo avanti, chiedeva giustamente il fallo Jonathan, lo chiede però l'arbitro sbagliato perché doveva segnalarlo quello che opera sotto la nostra postazione, ha comunque fatto bene a far proseguire il fischietto in maglia fucsia. Arzignano vicina alla possibilità di raddoppio, abbiamo già visto Reali arrabbiatissimo in panchina con i suoi per aver concesso il contropiede che ha portato al vantaggio di Arzignano che prova ad affondare ancora il colpo con Tres che avanza sopra la linea di metà campo. Marcio, amoroso, Tres, Jonathan, bello anche nel replay, attenzione Tres in mezzo e rischia qui Chilelli, che rischio per Chilelli, un rischio che comunque Val salva la porta dei suoi, c'è un po' di confusione nella difesa laziale, è un corner per l'Arzignano, lo va a battere Jonathan, uno di più estroversi questa gara, Jonathan per Amoroso, il tiro ancora a scoccare sulla testa di un difensore laziale, maglia numero 12 per Scheleschi, Yuri Scheleschi, dunque ancora un corner per l'Arzignano, ancora Jonathan pronto a batterlo, comodo qui questa volta però Chilelli che mette in fallo laterale, applaude l'iniziativa capitano Marcio, sarà un out per i biancorossi oggi in versione giallo celeste, Tres, Jonathan, lo scambio d'altra parte per Marcio tra le file dell'Arzignano, Tres non era al top della condizione, è comunque in campo, attenzione a Jonathan, Murga invece resta là in panchina vicino al nostro dottore, poi Davide Tres magari vi rinquadrerà Murga, l'ha seduto vicino al dottor Biolo. 15:36 il termine del primo tempo, Arzignano avanti 1-0 per effetto del gol, il primo di Paulinho, intanto qui il tentativo al volo di Salamone che non tocca il pallone, la rimessa giustamente è dell'Arzignano perché il tocco era stato del numero 10 Misel della Lazio.
Palla indietro per Jonathan, che è l'ultimo uomo, deve fare attenzione a non farsi rubare la sfera. Salamone, Amoroso, Salamone, Tress rischia sul pressing di Roccia, Urbani per Tress, può uscire l'Arzignano adesso con Salamone avanti per Jonathan, si fa vedere anche Amoroso, ma il numero di Jonathan che va via con un colpo di tacco e tunnel a Sceleschi. Rimessa laterale questa volta invece è per la Lazio, con Del Ferraro che ritorna nella sua competenza d'area. Biancocelesti che devono inseguire per un gol. Bisia che intanto tocca il suo primo pallone, maglia numero 21 per il giocatore della Lazio, che è entrato agli ordini del tecnico Fabrizio Reali. Ancora Lazio, ancora con Bijak, qui non riesce l'inserimento sull'assist, sembra più un missile di Roccia, dunque rimessa laterale per Arzignano. Fa molto caldo qui al Palatese, allora ci si disseta con dell'ottima acqua naturale calda. Tress con il tacco fortunoso, attenzione però qui il contropiede della Lazio, bravissimo il lupo Amoroso a prendersi il pallone, a ripartire lo scambio però non nel modo migliore, attenzione Sceleschi fermato da Jonathan. Partita vibrante, viva, tanti gli applausi anche per Testoni Stefano che qui vi parla. Planet Win 365, la Serie A del futsal in diretta live streaming a gratis, come si dice qui dalle nostre parti, su canale Facebook di PMG Sport. Intanto qui c'è il calcio d'angolo per la Lazio con Roccia che mette giù il pallone indietro, carica il tiro Sceleschi che non riesce ad andare via, ancora però la Lazio che manovra la nuova opzione offensiva con Bijak che non si porta via il pallone. Bijak qui stratona un po', l'ultimo tocco è di Bijak, la rimessa laterale giustamente assegnata a Fabrizio Amoroso che muove subito il pallone per Salamone. Salamone aspetta i compagni ed è indietro a Jonathan che predica calma. Amoroso, qui c'è il fallo di Bijak, fallo di Bijak su Amoroso, dunque il secondo fallo della formazione laziale, con Bijak che fa sentire la sua prestanza fisica sul bomber Amoroso che tocca comodo per Salamone. Salamone Tress, Salamone si era fatto vedere anche Capitan Marchio, la palla va verso Capitan Marchio, ma è bravo Del Ferraro a coprire lo spazio, il capitano a far uscire il pallone oltre la linea blu che delimita il campo del Palatese, 13:46 al termine di questo primo tempo. Manca ancora una vita, manca tantissimo, manca anche la voce. 1-0 per l'Arzignano, il vantaggio di Paoligno. Bijak con Viscossi, ancora la Lazio, palla in diagonale per Viscossi e la rispostona di Urbani, grande risposta di Urbani su Viscossi, lasciato colpevolmente libero, è stato bravo il numero 7 laziale a trovare lo spazio per il tiro. Palla ancora per Amoroso, stratonato a Jetson, si rifugia verso Marchio che non riesce a servire però Salamone, la rimessa laterale è proprio per il numero 7 Viscossi che si è mangiato un gol pazzesco, un po' come la Faraona prima alle Poscole, speciale comunque. Roccia si allunga il pallone, si ripartirà con Urbani. Urbani comodo per Marchio, fa viaggiare il pallone per linee molto verticali, Salamone non lo tiene in campo, la rimessa laterale comunque per l'Arzignano che tocca, che andrà a battere questo out. Viscossi voleva il fallo laterale, però l'arbitro ha detto che è stato proprio lui a toccare per ultimo prima che uscisse dal campo. Jonathan, Marchio, Amoroso indietro per Jonathan, fa correre la palla l'Arzignano, Tress per Jonathan. Jonathan va sul fondo, in mezzo per Amoroso che non riesce ad addomesticare il pallone, era potente il passaggio filtrante di Jonathan, lo voleva rasoterra il lupo Amoroso che ora esce dal campo con il 5-3 e dà campo, spazio al campo a Carletto Uenu, maglia numero 21 dell'Arzignano, 21 come la maglia di Bisha che porta palla avanti ora in questo momento. Lo scambio con Jetson, va via sulla corsia laterale di sinistra per Viscossi che lascia lì sul posto, Tress ancora, una risposta di un Urbani fin qui strepitoso. Arziano si avanti con il gol di Paoligno ma è sorretto dal muro in porta di Urbani. Bijak, Jetson perde palle in malo modo a Lazio, Tress
Tress avanza, torna indietro, protegge il pallone, se lo porta oltre la linea del campo, sembrava non così per l'arbitro, palla avanti ora per Carletto Benù, l'ultimo tocco è laziale, dunque rimessa laterale per l'Arzignano, pronto ad entrare anche Manuel Rosa, texano doc, lì che è cresciuto qualche campo più in là del Palatezze. Rimessa laterale con Marcio, pronto a battere questo nuovo out, indietro per Jonathan, fa correre palla verso Rosa, Rosa per il capitano Marcio, ancora Rosa, Rosa, palla avanti con Carlo Wenu che la rincorre, riesce a tenerla in campo eludendo l'intervento di Gezzo che è costretto ora a difendere a fondo campo, Biscossi non può nulla, lascia uscire dal rettangolo di gioco, rimessa laterale ancora per Arzignano che avanza per Marcio, il tiro altissimo di Marcio, dunque Del Ferraro potrà far ripartire il gioco. Gelson in fondo per Biscossi, Biscossi in mezzo, fermo tutto Marcio e riparte Arzignano con Rosa che rischia di portarsi via il pallone, nessuno che gli dà una mano, però siamo già dall'altra parte con Biscossi che spreca l'occasione buona di andare a concludere su Urbani, voleva invece servire Roccia che si lamenta per un out non concessogli. Rosa per Marcio, Arzignano che deve mettere a posto un po' la sua connessione in campo, attenzione ancora Biscossi e ancora Urbani, ancora sontuoso Urbani, migliore in campo Urbani che ha tanta sete di bersi la bottiglia di Corte Capitelli, qui però è Marcio che ferma con Carlo Wenu che parte, Wenu e la Pantera sulla corsia laterale, arresta la sua corsa per aspettare l'inserimento dei compagni, Marcio gira per Jonathan, Jonathan elude Roccia, Jonathan, Jonathan fermato dal corpo di Gezzo che si tira l'occhio, intanto qui c'è il time out, allora giusto il tempo per andare a rivedersi il gol che ha portato al vantaggio dell'Arzignano, e qui il contropiede con Paulinho che aspetta l'inserimento di Salamone, Salamone mette per Paulinho e qua il gol 1-0, dunque Del Ferraro nulla poteva, non era ben disposta la sua difesa, dunque 1-0 in questa terza giornata di campionato, time out chiesto da mister Stefani che vuole mettere calma e ordine, disciplina ai suoi ragazzi quando mancano 11 minuti e 13 secondi al termine del primo tempo, inquadrato in questo momento nel time out la Lazio con Fabrizio Reali che va a dare disposizione ai suoi uomini per una maggiore attenzione in fase difensiva, in attacco ottime le iniziative degli Aquilotti che però hanno trovato di mezzo un Urbani fin qui strepitoso, è proprio là Urbani che sta parlando con il suo preparatore dei portieri Alberto Dottore Nogara, maresciallo di nome e di fatto. Si tromba il Palatezze, il suono che riporta le squadre in campo, pronti con Jonathan, numero 7 dell'Arzignano, a battere questo nuovo out, siamo 5 metri più in là della linea di metà campo, Jonathan per Rosa che mette giù il pallone, lo addomestica, se lo porta oltre però il rettangolo di gioco, si lamenta un po' Scheleschi per un colpo subito, Gelson Scheleschi avanza, c'è il raddoppio anche di Carletto Wenu che gli dà una mano, decide di dare palla indietro per Misel, Gelson, qui sotto c'è Roccia che riceve ora il pallone, a Roccia allo spazio per girarsi e concludere un tiro sicuramente forzato, palla avanti di Urbani per Wenu, bravissimo Gelson a metterci il corpo, Roccia voleva il fallo sulla spinta presunta e comunque c'era di Carletto Wenu, ma attenzione ancora alla Lazio con Misel sulla corsia di destra, Misel lascia lì il pallone, se lo porta avanti, lo dà per il destro di Gesso che va via, non riesce però a saltare e Jonathan, palla ora a Marcio che lo addomestica verso Wenu, Rosa, Marcio avanti per Wenu non si gira da Jonathan che è solo, è ultimo uomo di movimento, c'è Urbani comunque tra i pali, Rosa, Jonathan, Marcio il tocco d'esterno per Wenu, l'ultimo tocco è di Gesso. Era di Gezzo l'ultimo tocco, lo aveva toccato con la parte interna della coscia,
rimessa laterale comunque per la Lazio, e sarà proprio il numero 8 Jetson a batterla quando mancano 10 minuti e 12 secondi. Del Ferraro torna di nuovo in porta, i suoi compagni non hanno ancora quella fiducia da trovare con un nuovo portiere arrivato in estate dal Grosseto. Intanto che traversa di Misel, che traversa al minuto 10 esatto, un qualcosa di incredibile di Misel. Wenu intanto, Wenu, una traversa di Misel pazzesca, ragazzi, pazzesca. Bravo Rosa qui a tirare, Del Ferraro a rispondere in un tempo, poi a riprendersi il pallone. Vicino al pari dunque a Lazio, Urbani era battuto. Ottima la prestazione fin qui della formazione laziale, che sta perdendo 1-0 ma sicuramente non demeritando. Qui intanto la rimessa laterale per la formazione di casa, è lasciato solo Misael che non riesce a prendersi il pallone. Si arrabbia Urbani con i suoi compagni perché la difesa è poco attenta. Purtroppo Ugo Mega, qua ci hanno messo la connessione dalla parte opposta dove vi stiamo parlando, dunque insomma bisogna fare di necessità virtù quest'oggi, ma godere lo stesso delle immagini che vi arrivano, questa spettacolare fin qui partita. Intanto fuori Rosa, dentro il nuovo Tres, che vede al momento l'Arzignano vincere su Lazio 1-0, Lazio che è vicinissima pochi secondi fa al pari con la traversa piena colpita da Mise. Jonathan intanto, Jonathan verso Tres, va via il capitano, Tres non lo vede, dà allora per Jonathan che fa la scorrere palla verso il capitano, la ruba però è Rocha, Misel, il tiro fermato con la schiena da Tres, che riceve anche gli applausi da Jesus Murga in panchina. Jesus che ha un problema al ginocchio e oggi non sarà della partita, ma darà solo che aiuto a livello vocale ai compagni. Qui intanto la palla è riuscita, dunque rimessa laterale per i padroni di casa. Marcio per Tres, Marcio, palla lunga, dove fa buona guardia Rocha, e De Stefanis mi chiede se nel secondo tempo riusciamo a fare qualcosa di meglio. Misel, purtroppo la connessione va e viene, ma vi assicuro che qui si sta sudando perché tutto possa andare al meglio, ma non sarebbe stato abituato che chi sa fare la pasta asciutta fa il cuoco, chi non la sa fare può fare soltanto altri mestieri. Lazio intanto con Misael che può provare una nuova azione offensiva, aspetta l'inserimento di un compagno, viene però respinto il suo tiro da Marcio. Ancora i biancocelesti oggi in maglia blu-azzurro. Marcio cerca di portare via il pallone a Rocha che lo difende nel migliore dei modi, alza la mano Marcio, Rocha lo dà indietro per il neo entrato Lupi che si muove adesso dalla nostra posizione, lascia ancora lì il pallone a Rocha, Rocha va via su Marcio, il tocco Urbani è bravo a tenerla in campo e può far ripartire l'azione dei suoi. Eccolo che riparte lungo per Salamone che mette giù la sfera, c'è Tres che riceve ora in questo momento. La difesa del Lazio si dispone nel migliore dei modi, in quattro giocatori, dunque Arzignano che deve ripartire, Wenu, Marcio, Tres, Marcio, Tres, Wenu va via con un tunnel e viene fermato fallosamente da Lupi che gli va subito a chiedere scusa, ammette di aver commesso il fallo, il terzo, intanto rientra anche Paulinho, possiamo vedere nelle immagini di Davide Tres e nel montaggio di Filippo Tres, il più forte è in campo e sta per battere la punizione e porta il nome di Davide Leonardo Tres. Aspettiamo il fischio, 7:25 al termine del primo tempo, pirotecnico fino a questo momento, soltanto un gol segnato ma tante emozioni. Tres per Salamone che restituisce il pallone, ora palla indietro per Marcio, Marcio va via come un ventenne, primo appuntamento con l'Amorosa e però poi ci cischia perché si accorge di avere ancora 51 anni. Però che azione il capitano, che ogni partita stupisce tutti coloro. Misel. Ancora Lazio. Marcio in anticipo su Chilelli, rimessa laterale per la formazione ospite, andrà a batterla Misel. Muove comodo per Sceleschi, gira verso Jetson, quintetto
standard, questo quello della Lazio, messo in cambio in questo momento, pronto a rientrare, mi sembra, con il numero 7 Biscossi, e anche Bisciak, serie di cambi pronti per la formazione di Fabrizio Reali, che deve però recuperare un gol sul tabellone. Salamone avanti per Paulinho, il tandem del gol del vantaggio, Salamone, Tres per Jonathan, che rientra al posto di Marcio. Jonathan che ora sarà l'ultimo uomo per l'Arzignano al posto del capitano. Salamone! Un bel tiro. Tres si arrabbia perché si era fatto trovare libero dall'altra parte. Non Salamone ha preferito provare l'iniziativa personale. Intanto riparte Biscossi da indietro per il compagno di squadra Gelson. Avanti per capitan Chilelli, che fa ragionare verso Biscossi. Ancora Gelson. Dall'altra parte siamo davanti allo Savegnago, che con il suo baffo controlla argutamente la sfida. Paulinho bravissimo qui per Jonathan. Jonathan va via, fa vedere uno dei suoi numeri. Palla per Tres. Lazio subito ristabilita la parità numerica, 4 contro 4, qui in difesa Paulinho tiene il pallone, lo porta oltre il campo, batte, cerca di battere d'astuzia questa rimessa laterale, ma l'ultimo tocco era il suo. Bisciak intanto per la Lazio, Chilelli, Chilelli, Biscossi, Biscossi per Bisciak, cambiano le marcature i difensori arzignanesi, Chilelli voleva un fallo, dicono di rialzare entrambi gli arbitri, Bisciak ancora per Biscossi che non viene fermato, tiene ancora palla, viva la Lazio, Gelson avanti per Jonathan che prende il pallone, se ne va via e subisce il quarto fallo. Biscossi va a chiedere scusa al collega di maglia, numero 7, non poteva fare altro Biscossi. Qualcuno dalla tribuna chiede anche il cartellino, fin qui comunque partita corretta, 4 i falli commessi da Lazio, 0 quelli dell'Arzignano, forse un paio di circostanze, un fischio pro laziali ci poteva anche stare. 5:28 intanto al termine del primo tempo, Arzignano sembra avanti 1-0, Arzignano che manovra una nuova azione con Jonathan che non lascia passare la palla per Paulinho, di ma Salamone, Salamone per Tres, Salamone necessitava di razzo missile. Bisciak per Gelson, Gelson verso Biscossi, palla avanti, ancora Jonathan che ferma tutto quanto, Paulinho che regala però palla a Biscossi che viene fermato, Urbani, la palla per Salamone e qui Del Ferraro esce, attenzione Del Ferraro, lo avevamo capito anche da qui che Del Ferraro sarebbe uscito e avrebbe sorpreso Salamone che non era stato avvisato dai propri compagni di squadra, peccato perché poteva concretizzarsi un'azione davvero pericolosa per Arzignano, bravissimo però Del Ferraro ad uscire nel momento più opportuno per togliere palla al numero 10 Salamone che qui elude Bisciak e quindi si conquista una rimessa laterale, si scalda intanto Murga per marcare anche lui, visita la doccia di questa sera dopo partita. Jonathan intanto, Jonathan con Salamone, Salamone per Jonathan, ancora Jonathan, che giocate mi sta facendo Jonathan per Paulinho, Paulinho fermato giusto al momento del tiro da Chilelli che si frappone tra la porta e il tiro del numero 20 arzignanese che batte l'auto verso Tres. Jonathan, si muove Salamone che riceve il pallone, Salamone, Salamone dove non c'era nessuno se non Chilelli, qui Paulinho un po' si dispera con il suo destro per non essere arrivato a completa disposizione del pallone, intanto bomberino amoroso che restituisce la sfera al gioco, la rimessa laterale è per l'Arzignano, fa retrocedere la battuta l'arbitro Salamone, Salamone per Tres che si gira, Davide Tres si gira al momento del tiro ma viene fermato in fallo laterale dall'altra parte. Ancora Arzignano che attacca, ancora Arzignano che martella, che parte da dietro però con Enric, Jonathan, Salamone, Salamone, Jonathan, Jonathan va via di corsa, Jonathan, Jonathan in mezzo, Paulinho, Paulinho e ancora Chilelli che salva la sua Lazio, è corner, è corner, avremo forse, no non ce l'abbiamo replay, ma era un corner clamoroso, qui però avrei preferito, non c'è fallo perché la posizione era perfetta nella scivolata, qui viene sbracciato e allora eccoli, eccoli, qui replay, replay,
replay, attenzione, replay. Questo qua è un fallo da rosso, è un fallo da rosso, è un fallo da rosso, guardate, attenzione, guardate, 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 questo è un fallo da rosso, questo deve andare a farsi la doccia, perché sarò anche di casa, ma deve andare a farsi la doccia in anticipo, è così, giustamente, giustamente va a farsi la doccia, giustamente va a farsi la doccia, giustamente. Lo avesse fatto anche una zianese, lo avrei detto. Il gesto è stato brutto ed è giusto che si sia beccato il cartellino rosso. Adesso vediamo che arriverà anche un cartellino per Mario Salamone. Vediamo se arriverà un cartellino per Salamone, non so, no, è il rosso comunque, ragazzi, abbiamo le immagini, poi ve le riguardate, è stato brutto il gesto di Biscossi, peccato perché fin qui aveva fatto un'ottima gara il giocatore con la maglia numero 7, però lo ripeto, fosse stato con Arzignanese lo avrei insultato, intanto è anche il quinto fallo. L'Aziano che potrà giocare con l'uomo in più per questi due minuti, quando mancano 4 minuti al termine del primo tempo. Biancorossi che possono sfruttare l'uomo in più in questo finale di tempo, quando, se la squadra segnerà, Lazio potrà ritornare in parità numerica. Dietro per Tres, il tiro per Paulinho, ancora Tres. Jonathan per Salamone, il tiro è bravo Del Ferraro, bravissima la risposta di Del Ferraro. Grande parata oggi di numero 1, grande parata qui da Jonathan, che viene sbilanciato nel momento del tiro e regala allora secondi di respiro ai laziali. Il pallone è dietro allo sponsor Expert. Poi vorremmo far vedere a chi protestava il rosso, purtroppo ci sta comunque il giovane, speriamo che Biscossi non paghi lo scotto di questo brutto cartellino. Però insomma la decisione dell'arbitro davanti a lui era sacrosanta. 3.32 intanto la Lazio, che cercherà di fare trascorrere più secondi possibili, 4 ne ha di tempo Del Ferraro per mettere il pallone verso un compagno, ottimo l'inserimento per Rocha, però il pallone era già uscito dalla linea laterale. Bello comunque il passaggio di Del Ferraro per Rocha, è andato dentro di nuovo Amoroso anche per i biancorossi. Sì, c'è anche Gonella in panchina, purtroppo solo 12 sono i posti sul tabellone, quest'anno la divisione ha allargato a 14 gli uomini in distinta. Jonathan, Jonathan per Amoroso che va a strozzare il tiro sul primo palo. 3 minuti, ne manca ancora uno e arriverà anche il time out per la Lazio. Time out per la Lazio. Allora così per onore di cronaca andiamo a rivederci il replay del fallo, per togliere qualsiasi discussione dall'ineccepibilità treccagnana del rosso. Eccolo qua Biscossi che va a calciare Salamone, tutto davanti all'arbitro che ha visto benissimo, dunque insomma un rosso sacrosanto con l'Arzignano che giocherà un altro minutino scarso con l'uomo in più, ha avuto già 2 occasioni purtroppo senza sfruttarle. Davide sta benissimo, guarda come trama la telecamera. Time out, c'è già pronto l'Arzignano in campo, Asmagna ha voglia di firmare il 2-0. 3 minuti si soffre, c'è anche Silvia che soffia qui alla nostra spalle. Ecco la sirena, doppia tromba. Doppietta anche in questo secondo caso, doppia tromba. 3 minuti al termine del primo tempo, si soffre in tribuna. Buon numero di spettatori anche quest'oggi qui al Palatese, si soffre molto anche in campo. La pressione dell'Arzignano che vuole portare via palla, lo fa in questo momento con Tres che batte per Jonathan, Jonathan per Amoroso, Jonathan, Tres, Jonathan.
Jonathan Bertress, ancora Jonathan, bisogna far veloci però perché i secondi passano, ne mancheranno una trentina prima che la Lazio possa tornare in parità numerica, e qui ancora Jonathan che strozza troppo il tiro, che termina di poco a lato. Jason fa segno al compagno Roccia di avanzare. Comincia a contare l'arbitro a 4 secondi del Ferraro per rimettere in gioco la sfera, lancio lungo di Del Ferraro verso Roccia. Allora riparterà Urbani, bisogna fare però in fretta, bisogna sfruttare questa possibilità di uomo in più in casa Arzignano. Amoroso lascia lì per Jonathan che avanza, Jonathan verso Amoroso, Jonathan, Salamone, Salamone, Jonathan, e lì l'asse Amoroso. Paulinho è in mezzo all'area che cerca e aspetta un pallone buono per infierire su Del Ferraro. Amoroso, gol! Il raddoppio sul tiro di Amoroso, penso che l'autorete sia da accreditare a Lupi che ha toccato il pallone, poi andremo anche a rivederlo con replay, l'abbiamo già visto e lo rivedremo più tardi con calma, penso insomma sul tiro di Amoroso. Comunque fatto sta che è arrivato il 2-0 per Arzignano con la superiorità numerica, dunque importante per i ragazzi di Mister Stefano di aver sfruttato questa ghiotta chance, ma attenzione a Lazio che ora è ferita e vuole cercare di portarsi a casa almeno un fallo, perché l'arbitro ha giustamente redarguito fallosamente la spintarella non cattiva di Amoroso su Roccia. 1.56 intanto al termine del primo tempo, Arzignano avanti 2-0, Paulinho e poi un misto tra Lupi e Amoroso per il raddoppio con la superiorità numerica dopo il rosso a Biscossi. L'ultimo tocco intanto è di Salamone, fase difensiva, dunque palla per la Lazio con Scheleschi pronto a giocare la sfera verso il compagno di squadra Mise. Scheleschi, Jetson si fa trovare pronto sulla sinistra, Jetson per Scheleschi, 1.30 al termine, poi sarà riposo, non c'è fallo, attenzione a Lazio, un 3, ancora Urbani strepitoso, Urbani strepitoso, Urbani strepitoso, Urbani strepitoso, Urbani, se non sposi Marta ti chiedo io la mano, perché anche questo è stato un intervento strepitoso. Mi ha rimesso ancora per la Lazio che vuole trovare il gol che riapre, che potrebbe riaprire la partita in questo finale di primo tempo con Chilelli. Lazio che ripetiamo fin qui ha giocato un'ottima partita e merita sicuramente più del 2-0 al passivo. Marci intanto costretto a buttare via il pallone per non rischiare di concedere una occasione facile agli attacchi biancocelesti. Miseri intanto per Jetson avanti per il suo capitano Chilelli che si gira ma viene fermato da Marcio, poi ripartire l'Arzignano con Salamone che rischia di perdere il pallone ma ce l'ha ancora tra i suoi piedi. Salamone gioca con il pallone a un minuto dal termine, la giocata di Salamone a freddare così il fuoco della Lazio. Amoroso, Jonathan, Marcio, non c'è pressione della formazione di mister Fabrizio Reali. Jonathan, allora può far scorrere i secondi l'Arzignano, che vediamo se proverà un'ultima occasione importante in questi 37 secondi prima del gong che porterà al famoso tè caldo degli spogliatoi per rifiatare, per riorganizzare in casa Lazio. Sicuramente una difesa che ha concesso qualcosa di troppo in casa Arzignano per mettere in ghiacciaia quello che è un vantaggio che potrebbe portare i primi tre punti di questo gran ritorno in Serie A della formazione biancorossa. Salamone fa scorrere i secondi, Salamone lascia lì il pallone, lo tiene ancora Salamone, il tiro che va sulla parte esterna della rete, c'è comunque il calcio d'angolo, viene concesso l'angolo a 5 secondi dalla fine, dunque ci sarà ancora un'occasione, ma come fa a essere calcio d'angolo se ha toccato là dietro la porta, e questo mi fa un po' ridere. Qui sul mattone non è ancora fischiato, amico mio, non è ancora suonato la sirena del gong, dunque ancora un secondo e pochi decimi, poi si andrà sul riposo. Arzignano qui al Palatezze che conduce 2-0 su Lazio, tra una decina di minuti torneremo qui con gli scatti di Davide Tres, Filippo Tres e la voce Stefano Testoni, Serie A Planet Win 365, 2-0 Arzignano, riposo su Lazio, a più tardi ragazzi. Eccoci di nuovo in campo per il secondo tempo,
tra Arzignano e Lazio, 2-0 per i biancorossi, oggi in completo completo MB Conveyors, giallo celeste. Ancora 20 minuti che partono in questo momento con la Lazio che va a muovere il primo pallone di questa ripresa. Lazio che deve fare a meno di Biscossi, mandato in anticipo a farsi la doccia per un brutto gesto di reazione su Salamone, che abbiamo visto e rivisto più volte. Intanto qui ancora pericoloso Misail, non c'è deviazione, dunque Lazio vicinissima a dimezzare lo svantaggio con il numero 10 Aquilotto. Fortunato qui Urbani, si è sentito anche il rumore di una di un legno. Dunque parte con il piglio giusto la formazione di Fabrizio Reali, è la prima annata da tecnico in prima da inizio campionato. Lui che l'anno scorso aveva preso il posto. Intanto ancora Urbani che non riesce però a tenere il campo, perché c'è il gol della Lazio con Jason che va a firmare l'1-2 dopo 29 secondi di gioco. Dunque subito pericolosa Lazio, che lo aveva già fatto vedere pochi istanti fa. Lazio che merita di restare in partita, lo merita, come per quello che ha fatto fin questo momento. Dunque sarà un secondo tempo ricco di emozioni, di brividi dopo il gol di Jetson che ha dimezzato lo svantaggio con cui si era aperto il primo tempo. Dunque Arzignano avanti 2-1, perché il numero 8 laziale ha messo a tacere i tifosi arzignanesi con il suo sigillo, mezzo pasticcio anche della difesa biancorossa, bravissimo comunque il numero 8 a fare quello che voleva in area. Jonathan intanto per Marcio che cercava dall'altra parte Tress, ancora Lazio costretto a buttare via il pallone, Marcio lo addomestica con un saltellino e poi fa giocare Jonathan che muove verso Tress per Amoroso, il tiro, la specie di mezza rovesciata del bomber Amoroso che se segnava faceva venire giù anche le travi posticce del Palatezze e si sarebbe magari quasi preso il gol, il miglior gol della giornata. La scorsa settimana premiato Fortino con un gol copia e incolla proprio di Amoroso, sembra nella sfida con il Maritime Augusta, non pervenuto però. Attenzione ancora Lazio, attenzione alla ottima giocata di Misel che viene fermato in fondo al campo, allora Arzignano che può ripartire, pari puntati sul numero 10 Misel, unico ad aver avuto esperienza nella massima serie, rimessa laterale per la Lazio. Misel che è arrivato in estate dal purtroppo scomparsa IC Futsal, dunque giocatore di livello di Serie A per la formazione laziale che ancora va vicina al pari, sempre con il solito Jetson. Urbani fa guardia alla sua porta, palla lunga per Enrique che mette giù senza alcun problema. Amoroso gira verso Marcio, ancora Jonathan, il numero 7 dell'Arzignano, Jonathan Enrique Linares. Amoroso, qui viene fermato il tentativo per Marcio, dopo ripartire la Lazio con Roccia, indietro per Sceleschi. Aspetta l'inserimento di Jetson che riceve ora il pallone sopra la linea di metà campo. Jetson con il pallone verso Mise, l'ultimo tocco di Tres, dunque Mise conquista una rimessa laterale per i suoi. Si vede meglio. Sceleschi fermato da Amoroso. Sceleschi intanto per Misel che va a tirare e a trovare pronti i riflessi di un fin qui superlativo Urbani. Intanto in diretta arriva anche il messaggio che stasera si mangia picagna e allora bisogna prendersi lo spazio per dire anche di sì. Ancora Urbani, ancora Urbani, ancora Urbani, questa volta su Sceleschi. Qui però l'Arzignano ha abbassato il suo baricentro e attenzione che la Lazio potrebbe arrivare anche al pareggio se continua ad insistere con questa cattiveria. La rimessa laterale è per la Lazio, per l'Arzignano. Voleva batterla Jetson in velocità. Tress intanto muove per Marcio, ancora Tress, palla verso Jonathan.
Jonathan alza la testa, si gira, aspetta il movimento dei compagni, serve Marcio sulla sinistra per via orizzontale, palla verso Amoroso che indietreggia verso Jonathan, qua si fa vedere Tres che riceve il pallone troppo potente a mezza altezza di Jonathan, non riesce a tenerlo in campo, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Fabrizio Reali che con Jetson farà muovere il cronometro. 17:44 al termine del secondo tempo, 2-1 il gol in apertura che ha dimezzato proprio di Jetson. Roccia intanto tiene il pallone tra i suoi piedi da Jetson che lo muove verso Scheleschi, si alza il pressing dell'Arzignano con Jonathan, perde palla la Lazio con Marcio che rischia, perde il pallone, deve rialzarsi il capitano, lo fa in questo momento, non è svelto però la Lazio a andare a concludere con Misel, ma è ancora Lazio con Roccia, sempre per il numero 10 Misel, da lui partono le azioni più pericolose, ancora Urbani che ha la coperta sul palo da Amoroso che con una finta ha tenuto comunque lo spazio sul primo palo, dunque corner per la formazione bianco-celeste con Scheleschi a batterla. Per Jetson che tenta un tiro al volo, la palla ancora lì però al limite dell'area arzignanese con Salamone che ferma ancora Jetson. Arzignano è tornato dallo spogliatoio senza la giusta sveglia. Comodo, Urbani che lancia per Salamone. Prende il pallone Amoroso, viene fermato, lo siamo già dall'altra parte con Roccia, Roccia il tiro fermato da Marcio, Scheleschi ancora Urbani che si prende il pallone come può, perché dalle parti Urbani quando non vuole non si passa. Amoroso intanto per Salamone, c'è confusione, allora mette calma Salamone, vuole il pressing alto mister Reali, palla avanti per Jonathan, rimessa laterale per la Lazio con Roccia pronto sul punto di battuta. Entra intanto Wenu, entra dall'altra parte Bijak al posto del numero 12 Scheleschi. Porta via il pallone per un istante Jonathan che tocca la sfera per ultimo, dunque rimessa laterale ancora per la Lazio nello stesso punto di battuta con Jetson che muove. Ci sono stati dei problemi con il cronometro, purtroppo Davide Tresti in formo si era fermato, dunque dopo dovrai fare molta attenzione tu con gli highlights, mi dispiace Davide. Jonathan palla in out sulla respinta di spalla di c'è anche chi litiga per il pallone, lo butto io, l'ha buttata invece la signorina, dunque Arzignano che riparte dall'assist della gentil bambina che viene qui a tifare per i biancorossi. Però la Lazio ancora col pallino del gioco tra i piedi del numero 10 Misel, Jetson per Roccia verso Misel che mette giù il pallone, Bijek che fa movimento senza palla, Jetson fermato a Salamone, si gioca con costanza ora nella metà campo della formazione biancorossa, Bijek al numero 27 gioca il pallone nei 4 secondi di tempo, ancora Urbani strepitoso su Misel, ancora Urbani strepitoso su Misel. Super Lollo Urbani da Sant'Urbano. Bijak il tiro, questa volta ci mette l'attributo Black Carletto Wenu. Dunque rimessa laterale ancora per la Lazio. A 15:49 al termine di un gol è sotto la formazione laziale con Carlo Wenu che commette fallo, protesta il pubblico, già battuta la punizione della Lazio che viene fatta ripetere per la non corretta posizione del pallone, dunque Jetson può avanzare e battere all'altezza della riga rossa circa, così lo fa retrarre l'arbitro, si gioca 15:43 al termine, Lazio che ci prova e conquista un nuovo corner sulle deviazioni di Salamone al destro di Bijak. Ancora Bijak, c'ha di mezzo Lupi, qui Jetson gongola un po' con il pallone, non riesce a calciare, palla già avanti all'altra parte per Carlo Wenu che alleggerisce verso il capitano Marcio che fa avanzare Salamone sul corsia di sinistra davanti le panchine, Jonathan per Marcio per Wenu si gira, Wenu il tiro verso il secondo palo dove Salamone non ci arriva, dunque Arzignano che con fare timido
in tre tocchi cerca di affacciarsi all'area laziale. Fischia l'arbitro, vuoi far ripartire l'azione. Jason, servito da Del Ferraro. Jason verso Roccia. Roccia fermato da Carlo Uenu che tiene lì il pallone. Carlo Uenu fermato da Del Ferraro. Che occasione d'oro! Che occasione d'oro per Uenu e super Del Ferraro. Super Del Ferraro però qui, perché oggi i portieri stanno giocando una partita strepitosa. Soltanto tre gol sul tabellone, ma potevano essere molti di più se Urbani da una parte e Del Ferraro dall'altra non avessero fatto miracoli. Jonathan verso il mezzo, ma Jason butta via tutto quanto e poi alleggerisce il pericolo il neo entrato Lupi. Urbani avanti per Uenu che di petto fa suonare il petto e mette giù per Salamone per Marcio, il movimento per Uenu che tiene il pallone, lo perde ma lo recupera. Bravo Carletto Uenu! La risposta è ancora del Ferraro, ancora bravissimo del Ferraro. Lo scorso anno lo avevo beccato per essersi tenuto il pallone in panchina quando vestiva la maglia del Grosseto, ma quest'oggi si sta prendendo i complimenti per un'altra grande parata. Salamone intanto. Salamone per Gioda! No! No! Gol! Che golasso, amici! Golasso alla Cineteca! Andate voi al Warner, andate a Lucy Film Cinema, ma venite per la tese a gustarvi questo spettacolare gol di Jonathan Enrique Linares, che rimette il più 2 sulla freccia alla Lazio. Aveva appena parato prodigiosamente Del Ferraro, poi ha subito un gol che nulla avrebbe potuto fare nemmeno Ciccio Angelini, tanto per dirne uno. Lui che ha vestito la maglia della Lazio, lui che ha allenato la Lazio lo scorso anno. Si alza anche l'urlo della tifoseria biancorossa, bravissimo Jonathan a prendersi il pallone. Poteva starci anche un fallo, Misael però con la spalla soltanto, non ha commesso fallo grave. Arriva ora il fischio perché Bijak alza le mani su Salamone. Dunque ristabilite la parità almeno dal punto di vista numerico di falli, uno per parte. Aspetterà il fischio dell'arbitro Salamone, che ha chiesto la distanza al direttore di gara che opera davanti le due panchine, dunque davanti anche al tabellone del cronometrista, che nel punteggio vede Arzignano avanti 3-1 e nel conto dei minuti che mancano 14-17. Arzignano ancora con Carletto. Uenu che alza il tiro, si dispera, si mette le mani in faccia, intanto fuori Jonathan, autore del gol dentro Tres. Poteva giocarsela meglio Carletto Uenu, che cerca il primo gol nella massima serie qui davanti il pubblico amico, che potrebbe arrivare in questo momento, ma Lupi si sovrappone tra Del Ferraro e la porta e respinge con il corpo. Un tiro a botto sicuro, un regalo di Bijak sulla rimessa laterale. Però la Lazio sempre con Bijak, non viene fermato da Uenu, ma tiene il pallone in campo. Bravissimo Uenu anche a difendere e a portare via il pallone. Ora però dovrà andare in panchina probabilmente per rifiatare Uenu, che ha corso molto, ha speso molte energie. Scieleschi intanto per la Lazio. L'Aquila ancora ferita, cercherà di riprendere il meno uno qui con Salamone. Rischia Urbani, si era tuffato da una parte, il pallone lento l'MLM è dolcemente uscito in corner che sarà battuto da Scieleschi qui in campo da Misele. È proprio Scieleschi che va a calciare, viene fermato, allora può ripartire l'Arzignano con la V3S che viene fermato in scivolata a tempismo perfetto da Lupi, che non commette fallo e non tocca nemmeno il pallone. Dunque riparte subito la Lazio con un tentativo di contropiede. Misael braccato nel pressing da Carletto Uenu, palla avanti per il numero 12 Scieleschi. Marcio non ci pensa due volte, butta via il pallone oltre la porta di Del Ferraro. Dunque sarà rimessa dal fondo per il portiere maglia numero 24 ex dell'Atalanta Grosseto, salito dalla Serie A2 non come l'Arzignano via playoff ma via acquisizione delle prestazioni sportive da parte della Lazio. Qui intanto ancora la formazione biancoceleste con Paulinho che rompe di prepotenza su Bijak,
concede un corner che lo stesso 21 biancoceleste va a battere per Chilelli, fermato in fallo laterale da David Tress. 13 minuti 12 secondi al termine della partita, 3-1 per Arzignano. Il trisolo è firmato Jonathan Enrique Linares, ma attenzione con la Lazio, fermata da Marcio il totem, che si mette davanti al tiro di Bijak. Ancora il capitano Chilelli, Daniele Chilelli a battere questo nuovo out, indietro per Sileschi che va a calciare sul secondo palo, che brivido per la porta di Urbani che gioca subito per Tress. Tress comodo, troppo comodo per Salamone. Allora la difesa della Lazio fa ripartire l'azione di suoi, bravo Misel per Bijak, il tiro ancora la risposta di Urbani, riceve gli applausi molti anche i tifosi di Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, qui vicino. Ma attenzione, qui il pallone resta lì ancora Urbani di piede, la difesa però non può dormire così, serve allora la sveglia del coccodrillo di Capitan Uncino in casa Arzignano, perché la Lazio sta attaccando a spromba tutto, a testa bassa, a caccia del gol. Qui perde il pallone Misel, un'ottima Lazio, ferma il palo degli zero punti, così come Arzignano. Attenzione Misel che va a sprecare una ghiotta occasione, lo aveva sprecato anche nel primo tempo, sempre Misel, però bisogna svegliarsi ragazzi arzignanesi. Conta l'arbitro, dunque 4 secondi per Urbani per rimettere in gioco il pallone per Tress, che non riesce a superare Sileschi perché fa buona guardia. Un cambio intanto, torna dentro Jetson, fuori Bijak, rimessa laterale, la batterà però il più esperto di laziali, Misel, maglia numero 10 per l'ex giocatore dell'ICI Futsal del Ferrari. Intanto avanza sulla linea di metà campo, giocherà da portiere il giocatore aggiunto, il tiro fermato da Quatres. Gelson per Chilelli, perde il pallone a Lazio, riparte la Lazio, rimessa laterale. Vi ricordo anche informazione di servizio che alla Castello oggi e domani c'è la festa delle patate e della giusta, dunque appuntamento da non perdere nel territorio castellano del comune di Arzignano. Un'ottima sagra a sfondo culinario, patata del giusta. Marcio per Salamone. Misel, tocca in corner. Reali, dà indicazione a Chilelli, vuole alzare il baricentro della formazione biancoceleste. Palla avanti per Paolino, che viene abbracciato come fosse lo sposo all'altare, tenuto fermo dalla sposa perché lo sposo vuole scappare, invece Paolino manovra l'azione. Salamone, Tress, arma il sinistro, lo dà a Salamone, invece Salamone, lo scambio, cincischia, il pallone resta lì, però ne esce la Lazio, lo riconquista Paolino che muove comodo per Tress. Tress rischia, perde il pallone e concede una rimessa laterale in zona d'attacchissimo alla Lazio. Misel posta il pallone sul sinistro, resta comunque lì la sfera, tento colpo di tacco, riparte Arzignano, c'è un 2 contro 1 da sfruttare, grande come la casa Salamone, bravissimo Sileschi, l'applauso qui è per Sileschi, lo faccio io perché la panchina sua non lo fa, ha salvato praticamente un gol fatto, perché sul tentativo d'assist di Salamone c'era libero sul secondo palo Paolito, dunque bravissimo Sileschi, numero 12 della Lazio, a dire di no alla formazione arzignanese, che riconquista un pallone con la spalla di Paolino per Salamone. Tress per Salamone, Salamone ancora per Tress, carica il sinistro, va a calciare, conquista un corner, perché la deviazione in... c'era una deviazione grande come una casa, purtroppo non è stato dato il corner, diciamo che l'arbitro sotto la nostra postazione aveva segnato il corner, l'altro arbitro che non era messo nella giusta direzione della palla alza anche le braccia, non importa, però servono professionisti anche lì, ma si continua. Jetson avanti per Chilelli che la mette giù come può, conquista un ottimo rinvio del fondo Marcio sul tocco di Misel, schema numero 1 di Urbani, l'abbiamo sentito fin qui, intanto è rientrato anche Rosa in panchina. Urbani per Jonathan, due giocatori lì su Jonathan, diamogli una mano, fischia e fallo, fa proseguire, dopo lo fischierà dopo,
Allora possiamo proseguire. Dopo lo fischierà, perché aveva messo il fischietto in bocca, dunque arriverà probabilmente il terzo fallo cumulativo. Rosa lascia lì per Marzio, che gioca per Paulinho. Paulinho ancora per Rosa. Rosa, Marzio, Jonathan, tocco di interno-esterno, Marzio. 10:50 al termine, 3-1 salva per Arzignano, qui per la Teze, terza giornata di campionato. E il fallo era cumulativo e ora non lo fischia, aveva messo il fischietto in bocca. E vabbè, l'importante è avere la salute. La palla resta nel campo del Ferraro, si avventa, Rosa la tiene lì e Jonathan non riesce ad addomesticarla con il petto. Bisogna poi anche asciugare con lo scoppettone il Paratezze. Attenzione però alla zona un po' convulsa, eccola, mi sbaglia Jetson. Un altro erroraccio grande come la faraona che mi sono mangiato quest'oggi a pranzo di Jetson, che non trova lo specchio della porta sull'invito perfetto di Michel. Azione convulsa, Arzignano si era addormentato. Palla avanti con Paulinho, che la mette sul corpo, sulla spalla di Chilelli, conquista una rimessa laterale. Pulite il campo, rischiate di farvi male, ragazzi. Marzio, Jonathan, avanti per Paulinho, che tiene il pallone. Paulinho aspetta l'inserimento di Rosa, il tiro fuori di Rosa, ottimo però il gioco di protezione di Paulinho, che ha servito per il texano, che è andato a calciare però fuori dallo specchio della porta sull'esterno della rete. Intanto Scheleschi sbaglia tutto, e quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti, mancano 2 secondi prima del giro di body, questa ripresa, la rimessa laterale sarà per l'Arzignano, che andrà a battere questo auto con Rosa. 602 secondi, 601, 600 secondi e poi sarà tutti a casa, felici e non felici. Qui però Jonathan perde un pallone, lo regala alla Lazio, lo recupera Jonathan, bravissimo a prendersi la sfera, a chiedere scusa per l'errore commesso. Paulinho per Jonathan, la risposta del Ferraro, ancora ottima la risposta del Ferraro, e gli applausi sono per l'Arzignano e per del Ferraro. Rimessa laterale con Marzio per Rosa sul secondo palo, la difesa con Jetson della Lazio respinge il pallone al mittente, e allora si torna, si indietreggia nella metà campo biancorossa. Oggi Arzignano completo giallo celeste, i color brand del MB Conveyor, sponsor principale della formazione vicentina, tornati in A dopo 8 anni con la vittoria playoff contro il Carrecchiupano qui del Ferraro, chiamato palla, l'ha fatta uscire dal fondo, dunque sarà il portiere con la maglia numero 24 della Lazio a rimettere in gioco il cronometro. Palla lunga per Jonathan, che la difende, la regala però a Michel, ancora Michel, bravissimo Marzio a metterci la punta del suo piedone e a evitare un problema alla sua difesa. Paulinho intanto con tutta calma mette giù il pallone, lo dà a Jonathan, che muove verso Marzio. Rosa in possesso palla, l'Arzignano con Paulinho che muove per Jonathan, l'alza il pressing l'Arzignano, ma ne esce bene la Lazio con Marzio. Un fallo, viene ammonito Marzio. È andato di testa, si è accucciato Marzio. Vabbè, non sembrava comunque un fallo da munizione, fatto sta che registriamo anche questo cartellino. Vanno a sincerarsi di un giocatore che ha 51 anni. Dunque Amoroso, anche se l'abito lo manda via, resta comunque lì, ammonito il capitano, che sotto i baffi se la ride. Va a chiedere scusa a Marzio. Un intervento sì falloso, ma insomma mi sembra un cartellino giallo eccessivo. Da notare anche questo nel tabellino dei, se così li chiamiamo, cattivi. Secondo fallo quello commesso da Arzignano, due li ha commessi anche la formazione biancoceleste.
c'è qualche problema, mi sembra di vedere che il dottor Piolo sta toccando l'avambraccio del giocatore della Lazio, che è costretto ad uscire dal campo tra gli applausi. Mi sembra sia Misel uscito, speriamo nulla di grave per il forte giocatore della Lazio. Entrata scomposta di Marzio, testa bassa, un giallo combinato al capitano biancorosso. Scrive il suo nome nel tabellino. 8:57 al termine di questa partita. È la Lazio con Roccia, che già ha fatto male qui lo scorso anno con la maglia dell'Orta. L'Arzignano qui. Carlo Uenu tiene il pallone in campo. Che gioco che mi fa Carlo Uenu. E ancora Carlo Uenu che subisce il fallo. E allora ci sta anche il cartellino. Giustamente viene ammonito. Vediamo però la panchina della Lazio, che dovrebbe stare seduta al suo posto. Carlo Uenu, insomma, è stato usato lo stesso metro di prima. Usato lo stesso metodo di prima, dai, è inutile star qui a protestare. 8:43 ora la punizione per l'Arzignano, la terza. Viene ammonito anche un altro giocatore, Jetson. Anzi no, il capitano Chilelli. Sanno di Matteo che sta ammonendo Chilelli. Chilelli, numero 9 suo. Dunque, proteste quelle del capitano dalla panchina. Punizione per l'Arzignano. Marzio, la rincorsa al punto dove aveva commesso fallo prima, il tiro, Marzio! E la risposta di Del Ferraro, che questa volta è stata vista. Chiede scusa a Marzio, ma ha fatto bene a provare il capitano. Un tiro da mettere negli highlights di Davide Tress, regia di Filippo Tress, la voce di Stefano Testoni, la musica di Alessandro Lovato, poi c'è Matteo Scaccia. Carlo Uenu intanto al tiro. Ancora out, rimessa laterale per l'Arzignano. Con Jonathan verso Marzio, che chiama in causa ancora il numero 7 biancorosso, che salta la difesa, va via Jonathan per Rosa, Jonathan fermato, provvidenziale, da Bisiak, lo ferma Bisiak, fantastico intervento di Bisiak, un po' come quando il marito con la sposa si trova al momento giusto, al posto giusto. Corner per l'Arzignano, non si finisce di emozionarci in questa partita. 8:30 al termine, Rosa mette giù per Marzio, chiama in causa allora anche Urbani, che con il destro regala un pallone a Bisiak. Bravissimo Uenu, scivolato a intervenire, può ripartire ancora la formazione anzianese, ma è Jetson fermato fallosamente da Rosa, che si becca anche il giallo. L'arbitro però poteva far comunque proseguire l'azione, perché era arrivato al tiro Bisiak. Se avesse segnato, non chiamatemi gufo, ma se Bisiak avesse segnato, insomma, mi sarei incazzato anche io se fossi stato nei panni laziali, perché avrei prima fatto proseguire l'azione. Comunque 8:11 al termine, 3-3, una punizione importante per la Lazio col fallo di Rosa, che si è beccato il giallo. Lo ha subito Jetson. Vediamo che a Scopa si gioca in 4, lì siete in 8 con l'arbitro. Giochiamocela, ragazzi. Ecco Elio con lo scopettone che pulisce per bene il perché lucido del Palatezze. Giocatori della Lazio che stanno parlando su come giocare questa punizione pericolosissima. La difesa arzignanese è lì sull'attenti, che cerca di capire le informazioni che capitan Chilelli sta dando ai suoi compagni di squadra. Ci sono Misail, Jetson e Sceleschi. Arresta all'altezza della linea del dischetto tiro libero invece il portiere laziale Del Ferraro. Sul punto di battuta ci sono Jetson e Chilelli. Jetson asciuga anche con la suola della sua scarpetta
probabilmente il punto dove andrà a calciare, invece lascia spazio soltanto a Chilelli. Jetson è il limite dell'area, Jetson per Chilelli, gol! Ma che dormita la difesa, gol di Jetson! Il 2-3 allora lo porta ancora Jetson a segno, che firma la sua doppietta. Jetson riapre ancora la partita su schema di punizione. La difesa non era ben disposta, era libero Jetson al limite dell'area, quindi dato il tunnel di Jonathan. Ancora Arzignano con Salamone che esce, palla al piede, Salamone per Jonathan, l'ultimo tocco è di Jetson che mette la palla in fallo laterale, 7.56 al termine. Chilelli intanto è tornato in panchina su l'assist del gol del momentaneo 3-2, sempre in favore dell'Arzignano. Jonathan, il tiro alto, non c'è deviazione, dunque riparte Del Ferraro con la palla tra le sue mani, comodo proprio per l'autore della doppietta della Lazio, Jetson, maglia numero 8 per l'esperto giocatore bianco-celeste. Alessandro Pereira, G. Ribeiro, Jetson, lascio 88, ma ancora Arzignano, attenzione con Wenu! Carletto mio, Wenu, Carletto mio! E rimette il più 2 per l'Arzignano, Carletto mio! Gol, palla sotto le gambe di Del Ferraro, fin qui fantastico, purtroppo umano anche lui. Ha dovuto prendere per la quarta volta il pallone della sua rete, questa volta con il sigillo di Carletto Wenu, che firma il primo gol in Serie A qui al Palatezze, secondo stagionale dopo il primo segnato la scorsa settimana in casa dell'Augusta. Qui bravo Jonathan a recuperare, da palla a Salamone, riparte l'Arzignano, Salamone, comodo per Jonathan. Ancora l'Arzignano con Marcio per Carlo Wenu, che viene spinto da Zeleschi ma non viene visto dall'arbitro. Ritorna Carletto Wenu che recupera il pallone come uno stoico giocoliere balistico calcistico. Riparte Salamone che non può nulla se non regalare la palla al Lazio, che è un 2 contro 1. Marcio va a chiudere in scivolata ma Jetson spara fuori. 6.59, l'applauso per Carletto, la vibrazione potente qui anche al Palatese con il gol di Carlo Wenu. Jonathan per Marcio che ha lo spazio per avanzare. Marcio, 50 anni e sentirli quando manca il fiato, ma non in questo caso. Abbiamo visto una rimessa laterale in zona d'attacco, palla indietro per Tress che prende il posto di Jonathan. Ancora Tress, Marcio avanti per Salamone che mette giù il pallone e lo tiene in campo con un gioco di prestigio. Salamone indietro a Marcio, 6.38, è ancora lunghissima. La Lazio ha tutto il tempo per ritornare a riavvicinarsi nel punteggio all'Arzignano che conduce 4-2. Rimessa laterale che sarà appunto per la formazione biancocelasta, fuori Jetson, dentro torna il capitan Chilelli, l'auto lo batterà invece il numero 10 Miser. C'è solo un capitano, è chiaro, perché il secondo è il vice capitano. Del Ferrari, intanto amoroso, fa ripartire l'Arzignano, grandissimo Fabrizio, grandissimo. Tress, Salamone per Tress, David, Tress, Filippo e Tress sono qua con me, Filippo e Davide. Davide conquista una rimessa laterale sulla deviazione di Misel. David Tress gioca una nuova palla, lunga per Amoroso, di petto la mette giù, carica il destro, ci ripensa, palla per David Tress. Dall'altra parte ancora per Salamone e ancora Del Ferraro che ci mette lo stinco al ginocchio, qualcosa ci ha messo e ha detto di no all'attacco biancorosso. Rimessa laterale per i padroni di casa che quest'oggi schierano ben 4 portieri in distinta. Palla avanti con Del Ferraro di testa che interviene, ma c'è Amoroso come un lupo lì pronto a prendersi la sua preda. Tress, la risposta di Del Ferraro ancora. Del Ferraro c'è sempre su Tress a 5.44 dal termine. Gli applausi, perché la voglia dell'Arzignano di portare a casa questa vittoria si vede in campo, ma attenzione, l'ho già detto mille volte, la Lazio non vuole certo tornare a casa con il pullman vuoto di punti, ma soltanto di sudore pieno. Zeleschi, si accentra Zeleschi, fermato, strozzato il tiro da Tress,
dunque rimessa laterale con il duo Paulinho Murga, ricordiamo che non è mai sceso in campo per un problema al ginocchio. Mister Stefani conta di riaverlo nella prossima sfida, settimana prossima, in trasferta in casa del Civitella. Qui Misa deve aver cercato il colpo di tacco sotto porta, non è riuscito a trovare però il pallone, per la fortuna biancorossa, che ripartirà con una rimessa laterale con David Tress. Pronto a giocare per Jonathan, bravissimo del Ferraro a uscire nel momento giusto, a dire di no, ancora qui bravissimo Urbani sul tocco anche di Tress, bravissimo del Ferraro. È pronto intanto come portiere di movimento, mi sembra di scorgere, il giocatore alla Roccia, sì è proprio così, ha vestito la maglia dello stesso colore del portiere laziale, perché da quest'anno non si possono usare casacchine, casacchette puzzolenti, ma bensì la maglia degli stessi colori del portiere, e soltanto il portiere può vestire la maglia numero 1, a disposizione letta nel comunicato in settimana. Qui intanto il fallo di David Tress su Chilelli, ineccepibile, il quarto fischio cattivo nei confronti dell'Arzignano. Punizione dunque ora per la formazione di mister Fabrizio Reali. Chilelli pronto a battere, vediamo se andrà a concludere direttamente, va a toccare, conclude Chilelli addosso direttamente ad Amoroso, 9 contro 9, alla meglio questa volta il bomber arzianese, che ha firmato il gol del 2-0 che ha portato le squadre a riposo nel primo tempo. Leggera deviazione sì di Lupi, ma comunque fortuita e non determinante per il gol, dunque da assegnare giustamente a Fabrizio Amoroso, l'abbiamo rivisto anche poi nel replay grazie alla regia di Filippo Tress. Pezzo grosso di questa tribuna stampa qui assieme al The Voice Planet Win 365, campionato di Serie A, calcio 5 in diretta a gratis, che non è in provincia di Milano, quella è a Grate, qui a Ziano. Qui intanto Jonathan per Amoroso che ci cisca sul pallone e la può ripartire la Lazio con un contropiede, un 3 contro 1, bisogna ristabilire la priorità numerica. Bisciak, il tiro egoistico e arriva anche il time out della Lazio, doppia tromba. Andiamo a rivedere un attimo Filippo Tress il gol di Amoroso del 2-0. Ecco qui Jonathan per Amoroso che calcia verso il secondo palo, dunque diamo a Fabrizio quello che è di Fabrizio, dunque il gol, il suo terzo gol in questa stagione, ne ha segnati uno ogni partita, dunque se sono 3 gol sono anche stati 3 partite. Si tromba qui al Palatezze con la Lazio che entra in campo con il quinto di movimento, per i più nostalgici portiere volante sarà Roccia, maglia numero 14, ad aumentare il peso d'attacco della formazione biancoceleste, dunque a 4:38 dal termine con l'Arzignano avanti 4-2 i laziali di mister Fabrizio Reale vogliono cercare di portarsi sul momentaneo meno uno e perché no anche cercare la via del pari, che ai punti insomma non demeriterebbe visto le grandi parate di Urbani come quelle di del Ferraro, che ora è in panchina lì pronto con la casacchetta verde. Bravissimo qui ancora Urbani a dire di no al tiro da distanza importante di Celeschi, del Ferraro Urbani protagonisti di questa grande sfida. Jetson proprio per Roccia, scambio Celeschi, Jetson. I due gol della Lazio portano la sua firma, ottima prova la sua. Misel, marcato da Marcio. Misel indietro per Bisciak, Celeschi, Bisciak, Celeschi, Jetson, Roccia, fa scorrere e chiama gol. Gol della Lazio. Con Roccia che inganna, anche qui non so se ci sia stata la deviazione, vediamola, di Marcio. Roccia che cercava
il secondo palo, la deviazione di Marcio. Dunque questa è autorete del capitano, perché il pallone non era indirizzato alla porta ma sul secondo palo. Dunque 4-3, tutto da rifare ancora per Arzignano, che quando sembra è stato recuperato sembra rimesso subito la freccia del più 2. Qui intanto ancora l'Arzignano che mette da fuori il pallone, una sbracciata di Tress, mi sembra di aver visto, che va a chiedere scusa all'avversario, non volontaria, insomma era messo quasi a terra il giocatore. Fuori intanto Tress, dentro nuovamente Paulinho. Celeschi è stato colpito al volto, vediamo che se si riparterà con una palla scodellata. Sì, è così, perché l'arbitro aveva fischiato prima che il pallone fosse messo fuori gioco da David Tress. Qui il capitano Marcio e Urbano, intanto non li vedete inquadrati, li ho visti io, stavano certificando il motivo di questo gol autorete, appunto perché Marcio ha detto l'ho toccato con questo pezzo di polpaccio. Purtroppo Urbani è rimasto invischiato nella trappola. Restituisce Gezzo in il pallone all'Arzignano, che ora deve trovare la forza di riavanzare con Jonathan, che perde il pallone. Non prova la carta per dare in movimento, però non è già uscito. Qui invece Fabrizio Reali, dunque resterà in campo a 3:29 dalla fine il portiere del Ferraro. Vedremo se lo proverà nei secondi finali. Intanto Misel va ad alzare il suo baricentro. Palla qui regalata da Jonathan alla Lazio. Bravo Jonathan qui a fermare. Marcio a metterci il corpo. Attenzione ancora a Bisciak per la formazione biancoceleste. Siamo in fondo dall'altra parte, c'è probabilmente un tocco di mano, lo chiedeva anche Urbani. L'arbitro però era a pascolare a mezzo del campo. Intanto un cambio, certo non dei migliori, con Roccia che torna dentro. Dunque Lazio che vuole il pareggio. Celeschi è rientrato in campo, nessun problema per lui, fortunatamente. Ottimo giocatore lui, Celeschi. 2:52. Misel, Celeschi, Misel per Roccia, il tiro strozzato da Jonathan. Ancora però la Lazio, attenzione a non scoprirsi, ancora Salemone, il tiro fuori. Dunque ripartirà la Lazio, alza la pressione l'Arzignano con Roccia, che ha subito battuto, non ha aspettato l'intervento di Del Ferraro. Dunque ancora formazione di Fabrizio Reali con Celeschi che cerca di ha dormito il cronometrista ha dormito, sono passati 10 secondi senza che l'arbitro al crono facesse ripartire il cronometro. Dunque un qualcosa che potrebbe costare caro, magari chissà all'Arzignano, chissà, 10 secondi netti. Celeschi, Jetson, Bisciak, Roccia, qui attenzione che ha ancora rischiato l'Arzignano con Tres di petto, ha messo in corner. Ma tutto già dal corner, bravissimo Urbani! Jonathan qui ha troppa fretta di sparare. Jonathan poteva giocare meglio questo tiro a porta vuota. Il 2:13 al termine, rimessa laterale per i laziali nella propria metà campo. Alza il pressing l'Arzignano. L'arbitro aveva detto che doveva far riprendere lui il gioco, dunque bisognava attendere il fischio che arriva in questo momento. Inizia a contare l'arbitro, 4 secondi per giocare la rimessa laterale già battuti dalla formazione della Lazio, che gioca con una Roccia, portiere di movimento, quinto uomo a rafforzare l'attacco. Quando mancano giusti 2 minuti, con l'Arzignano avanti per 4-3, l'Arzignano che deve soffrire in questo finale di partita. Lazio che vuole portare a casa almeno un punto, ci prova con un'azione offensiva orchestrata da Celeschi per Roccia, in fondo verso Jetson, ancora Celeschi, Misel, Celeschi, Bisciak, Celeschi, e qui in fondo per Roccia, la risposta di Urbani, ancora strepitoso la risposta di Urbani, sofferenza fino alla fine. Celeschi per Roccia, lo spazio per tirare alto, e allora adesso
un cambio, è già il secondo cambio che viene effettuato in maniera vergognosamente vergognosa, e qui Traessa regala il pallone alla formazione della Lazio a 1:21 al termine. Questa volta lo fanno bene il cambio, il giocatore della Lazio, Redal Guidi, dal direttore che opera davanti alle due panchine. 1:20, e Sceleschi comodo sopra la linea di metà campo, dando a Misiel che restituisce il pallone numero 12, giro palla verso Jetson. Sceleschi, Bisiak, Sceleschi, Bisiak, palla in fondo, Bisiak, siamo per entrare nell'ultimo minuto, Mena Lazio che sta facendo il gioco e perde un pallone, c'è deviazione, dunque corner, attenzione a mettersi in difesa, siamo già entrati nell'ultimo minuto, è la Lazio che ci prova con Bisiak, Bisiak, fermato Bisiak, il colpo di tacco, Marcio per Salamone, no, che errore del Nalzignano, non si intendono i due. Dunque la messa laterale ancora per la Lazio, già battuta, 47 secondi, Sceleschi fermato da Marcio, Salamone, fermato, è ancora lì il pallone per la Lazio, bisogna gestire meglio il pallone, quanti regali sta facendo l'Arzignano che a 32 secondi dalla fine soffre ancora il portiere di movimento della formazione bianco-celeste che opera in fondo, Tres, ci pensa Tres, no, ancora lì la palla, non la tocca nessuno, per fortuna non la tocca nessuno, non è angolo, ma come fa a essere angolo? Come fa a essere angolo? Roccia, Jonathan, fuori di pochissimo, la palla fuori di pochissimo, 18 secondi alla fine, palla fuori di pochissimo, ci sarà da soffrire tantissimo, una sofferenza che sarà lunghissima perché è sofferentissima, è superlativamente difficile commentare una grandissima partita che sta vedendo in campo due grandi formazioni. Tres, Salamone alto a 13 secondi alla fine, me lo spara alto come il cacciatore che non prende il bottino, non c'erano tordine, non c'erano fiste, ma Salamone l'ha sparata alto. Roccia, sarà l'ultimo assalto, Sceleschi, palla avanti per Jason, fermato da Marcio in corner, 7 secondi, bisogna tenerlo duro, ma ancora corner, a 5 secondi e 8 ancora corner, Sceleschi per Roccia, dai che la mettiamo in cassaforte e nessuno può venire a rubarcela. Intanto c'è il quinto fallo, ma se il fallo è alto è di seconda, chiedo scusa ma il fallo era di seconda, anche il cronometrista può sbagliare, sarebbe già finita se il cronometrista non avesse perso quei 10 secondi di guardare la bellezza di Arzignano, la bellezza della nostra tribuna. La prima è andata! La prima è andata, sarebbe finita 10 secondi fa, ma l'importante per Arzignano è la vittoria, una grandissima partita, una grandissima Lazio, gli applausi anche per la squadra di Fabrizio Reali, che sicuramente lotterà fino all'ultimo per la salvezza, da Stefano Destroni la voce di Arzignano, da Davide Tres, dalla regia di Filippo Tres, la buonanotte a rimbalzo controllato. Vi voglio bene.